Giornata conclusiva dello screening messo in campo dal Comune dell'Aquila a San Gregorio per la locale popolazione, dopo la positività di alcune suore nel locale Istituto Ferrari che annessa una casa famiglia. Suore positive che ora sarebbero arrivate a 20 circa e molte erano state anche vaccinate lavorando con i bambini, ma la vaccinazione era recentissima. Inoltre i focolai sono due, uno anche nella casa delle suore di Piazzale Paoli all'Aquila, che fa capo sempre alle Ferrari. Nel primo giorno di screening intanto su 90 tamponi un positivo, nel secondo giorno su 195 nessun positivo. Oggi operativi per tutta la giornata, anche in una seconda sede, che questa mattina ha visto l'esecuzione dei test su minori operatori della struttura. Tante le persone che comunque anche in mattinata si sono recate nel centro ex poliambulatorio di San Gregorio per l'esecuzione del test. Il sindaco Pierluigi Biondi invita soprattutto per la Pasqua a tenere comportamenti corretti. Non è semplice perché quando si manifesta il virus già gira, questa è un'affermazione ovvia ma di cui tener conto e quindi si deve cercare di contenere quanto possibile. In alcuni casi, come nella situazione di San Gregorio, immaginando che potesse essere circoscritta a quel territorio, si riescono anche a mettere in piedi degli screening di massa come stiamo facendo, che è proseguito per tutta la mattinata, con un riscontro anche abbastanza positivo. In altre situazioni diventa più complicato, ma la soluzione è sempre la stessa, è stare attenti e rispettare le regole, perché un virus è come un cerino buttato in un pagliaio, prende fuoco immediatamente e non si può pensare che siccome le cose vanno bene ci si può abbandonare a comportamenti non consoni. E questo è l'appello che faccio soprattutto in vista della Pasqua, molta attenzione perché continuano a riempirsi i reparti ospedalieri, continuano a salire i numeri. Si è intervenuti subito su questi potenziali focolai. Da quel che si sa, da lunedì si faranno anche tamponi ad altri bambini della scuola dell'infanzia di San Gregorio, che sono stati convocati. Ma la situazione all'Aquila preoccupa, perché i casi giornalieri sono ancora tanti.